prima domanda che avevo fatto era proprio fotografia contemporanea. Cos'è, come possiamo definirla quando si inizia a parlarne? Fotografia contemporanea è, secondo me, soprattutto una definizione che ci fa arrivare il fatto che l'autore o l'autrice in questione sta operando nel nostro tempo. Al di là, diciamo, al di là delle date. La cosa secondo me fondamentale è avere l'occasione di confrontarsi con degli artisti che stanno ragionando sulle grandi tematiche della contemporaneità, no? Perché la fotografia ha sempre avuto questo limite che, diciamo, alla fotografia viene chiesto spesso e alle arti in generale di immaginare il futuro, perché il cinema lo ha fatto tantissimo, no? Però diciamo, con gli altri linguaggi tutto questo è più facile, no? Perché pur premettendo che io sono uno dei sostenitori del linguaggio fotografico inteso come arte scenica, anche quando si tratta di reportage, anche quando si tratta di street photography, è sempre una messa in scena, perché è il fotografo che decide che cosa ci vuole mostrare, non siamo noi, no? E quello strappo sulla realtà, È una selezione no, personale. esatto, quello strappo che lui fa è uno strappo sulla realtà, ma è sempre lui che decide che cosa strappare dalla realtà. Ecco, la fotografia non riesce a immaginare il futuro perché, pur non essendo in relazione stretta con la realtà, comunque parte sempre da un dato oggettivo che è quello della realtà. Allora, tu hai dei fotografi, che ne so, come David LaChapelle, che sto curando in questi giorni a Milano, piuttosto che Erwin Olaf, o insomma, o Cruson, eccetera, che invece ricostruiscono tutto, no? E che assomigliano un po' di più al cinema. Però, come dire, non è che dobbiamo farci imbrogliare, non è che Cruson, Olaf e La Chapelle sono i contemporanei e gli altri no. Non è lì dentro che ci sta la contemporaneità, la modernità, è dentro di te, è dentro la tua consapevolezza. Cioè, paradossalmente, io non ne farei una questione di età. Io penso che e ci sono degli artisti e dei fotografi contemporanei, come dire, che appartengono, come dire, da un punto di vista proprio della loro data di nascita al Novecento, ma che riescono ad essere fortemente contemporanei. Sto pensando a Gilbert and George, cioè, voglio dire, sto pensando a David Hockney. Ecco, allora la contemporaneità non è mai un fatto di età, non è mai un fatto statisticamente legato a quella roba lì, ma è la capacità che tu hai di esprimere. La definizione di artista contemporaneo non può avere a che fare soltanto con le dimensioni tecniche e tecnologiche, ma ha a che fare con la capacità di sviluppare quell'enorme quantità umana che fa sì che tu ti riconosca o che addirittura riesci a percepire quello che può accadere, senza domandarsi e senza sentire il bisogno che la contemporaneità debba per forza parlare del futuro. Ok, fantastico. Allora, poi senti, un capitolo interessantissimo del tuo libro è quello lì di Sfida all'ortodossia, no? E io mi sono chiesta, al di là del fatto, dico, che chi vuole poi si prende il libro e se lo legge, no? Però io mi sono chiesta, oggi in Italia com'è la situazione? Io sono stata molti anni all'estero, no? E continuo a essere un po' lontana dal mondo fotografico italiano e mi chiedo com'è la situazione oggi? Chi fa la chi è che oggi sfida l'ortodossia fotografica? Poi mi sono venute in mente anche altre cose, no? C'è sperimentazione fuori dalle accademie, consapevole dalle scuole, qual è il livello della fotografia amatoriale? E poi un'altra cosa ti devo chiedere, no?
Perché si parla di fotografia amatoriale e non emergente? All'estero, ad esempio, non c'è la parola amatoriale, ma si parla di fotografo emergente. Se è importante per te, eh? Allora, intanto io, come dire, non voglio assumermi le responsabilità di quello che dicono gli altri e quindi io quei termini non li uso. L'altro giorno stavo ragionando con una grossa azienda che vuole lanciare un premio fotografico, un premio fotografico. E l'elemento di contraddizione, hai ragione tu, Vanessa, cioè non ti sto dando torto. Sì, però questo premio dobbiamo dividere tra professionisti ma no, ho detto, non esiste più, cioè questa separazione di ruoli non c'è più. Io ti vorrei far presente, ma non a te, cioè, No, no, diciamolo. che le grandi 10 icone che hanno raccontato le 10 settimane più merdose che abbiamo avuto della pandemia in Italia, che sono l'infermiera accasciata sulla tastiera, il defibrillatore che andava a prendere il sole nelle spiagge di Rimini, che viene raggiunto con il quodo dei carabinieri, il Papa che dice la messa da solo, le oche che attraversano le strade senza traffico. Cioè, sono 10 icone meravigliose nella loro drammaticità, che hanno raccontato la pandemia nel nostro paese, che come sai, non devo dirlo a te, è stato uno dei paesi più colpiti dalla pandemia. C'è la foto delle bare di Bergamo che vanno via di notte sui camion militari. Bene, vuoi sapere che neanche una di quelle foto è stata scattata da un fotografo professionista? Cioè, oggi il ruolo dei citizen journalist è fondamentale. Perché cazzo, siamo dappertutto, in qualsiasi momento, dotati di uno strumento fotografico e quindi lo esercitiamo. Poi da qui a dire che siamo tutti fotografi, cioè quelle fotografie lì, come dire, sono diventate delle icone, sono diventate importanti, probabilmente non si dimenticheranno, ma sono 10 su 10 miliardi. Il tema vero, Vanessa, è questo, che tutti quanti noi cuciniamo, te compresa. Tutti i giorni, più volte al giorno, ma questo non fa sentire né me né te un cuoco, non ti fa sentire uno chef o quello che vuoi. In Italia la maggior parte degli uomini con il testosterone sviluppato giocano a calcio, ma non sono dei calciatori, giocano a calcio e via, potrei andare avanti così, cioè non è che perché tu hai in mano lo strumento, lo pratichi, che diventa. Allora, quelle immagini che vengono realizzate tutti i giorni e che finiscono sui social, cioè sono immagini che vengono create senza, cioè, con un'emotività e con una ragione che nulla ha a che fare con la memoria. E quindi lasciamogliele fare, lasciamole divertire, se no dovrei dire a te, smetti di cucinare perché non sei una cuoca, solo i cuochi Giusto, possono giusto, giusto. cucinare. E allora, voglio dire, io proprio questa roba qua. Dopodiché io vedo delle storie bellissime raccontate sulla rete, fatte dagli studenti, fatte nelle scuole, eccetera. Quindi non ho un, come dire, non ho Un una, pregiudizio. ma assolutamente a me mi interessa vedere le storie, mi interessa vedere le immagini. Poi mi chiedo anche chi è il fotografo e perché l'ha fatto, però appunto in questo periodo post-pandemico. Abbiamo fatto un po' i conti sulla quantità enorme di materiali che abbiamo ricevuto per scoprire che, insomma, che tutti quanti chiusi in casa, sono state raccontate delle storie meravigliose, delle storie, che ti portano via il cuore. Ecco. Quindi, penso che bisogna andare oltre, no? Se già in questi anni abbiamo lavorato per cercare di andare oltre i generi, no? Dobbiamo andare avanti a lavorare per provare ad immaginare di superare questa barriera tra professionismo e amatorismo, ricordando che Giacomelli, Barengo Gardin, Migliori, eccetera, arrivano da quel mondo lì. Uno è stato messo, Giacomelli, tra i 100 fotografi più importanti del mondo da Zarkowski, quindi di che cosa stiamo parlando?
Sì, forse il mondo amatoriale è un po' cambiato dall'epoca loro, però erano Certo. altri tessuti sociali, erano altri, Sì. anche altro, avevano fame di cultura. In Italia purtroppo credo, perché poi non credo di poter dare una verità assoluta, che c'è stato un po' di omologazione e appiattimento a livello culturale, però non fotografico, quindi ha colpito da tutte le parti, no? Cioè proprio. E ascolta, un'altra cosa, passiamo. A un'altra domanda, no? Allora l'arte, no? L'arte, chi, l'artista che usa la fotografia? Senti, questa è un po' più filosofica. Questa la faccio fuori da quello che avevo scritto perché mi piace un po' il tono che sta prendendo questa conversazione. Cioè, l'artista che usa la fotografia, ti ho detto la chapelle, no? Ma io voglio dire proprio invece un performer che utilizza la fotografia. Dove lo collochiamo? Non usa, lavora forse sulla memoria, ma forse anche su altri temi. Quindi questo mondo dell'arte contemporanea, non sto parlando del mercato, sto parlando proprio dell'arte contemporanea intesa come sperimentazione, ricerca, avanguardia, no? Se possiamo ancora permetterci di usare quella parola. Quindi quella dove la mettiamo? È un fotografo, perché ti dico, questa mi riguarda proprio, io mi ritengo una persona che utilizza la fotografia, però non mi ritengo forse una fotografa. Si può fare questa distinzione oggi oppure no? Domanda fuori tema. No, ma non lo so, cioè, diciamo, io sono rimasto colpito, guarda, come tutti sono un divoratore di serie TV. Se avrai mai tempo, prova a guardare la Inventing Anna, l'hai visto? No, no. Chissà se ce l'ho qua. Ma è su Netflix? Su Netflix. Lo guarderò. Cioè, a un certo punto, vabbè, la storia è un po' banale, ma non è quello naturalmente. C'è questa Anna, che è una che si inventa di essere delle cose, di fare delle cose. E aspetta che te la cerco. Ci guarda anch'io, guarda. No, no, ma ce l'ho qua io. Com'è che si intitolava Gli occhi del mondo, Alessio, quella presentazione? Questo No, non l'ho sarebbe. vista comunque, sto guardando le foto ma non ce l'ho. Non l'ho vista, la guarderò volentieri. Perché diciamo, è la risposta alla tua domanda. Allora me lo guardo. Non importa, anzi è molto ganzo, posso mettere addirittura il link, capito? La risposta a questa domanda è qua. La risposta, diciamo, è lì e anche da altre parti, però diciamo che la cosa incredibile è che a un certo punto c'è questa Anna che è una millantatrice e va e avvicina tutta i ricchi, eccetera, no? E a un certo punto vanno in una galleria d'arte e questa ricchissima le dice, cioè davanti a un quadro, e lei si avvicina e dice: guarda, che l'unica cosa che ha senso in questa galleria è questa foto, ed è una foto di Cindy Sherman, quella dei Film Steel. E tu dici: se Cindy Sherman è arrivata ad essere oggetto di interesse degli sceneggiatori di una serie Addirittura. televisiva, ma di cosa stiamo parlando? Lo so, però. E lei dice, testuali parole, poi se lo trovo te lo dico. No, ma perché la devo scaricare? No, scusa, mi sto parlando con Alessio, non la trovo, porca miseria, vabbè. E questa le dice: ma come, 500.000 dollari per un autoritratto, uno dei tanti autoritratti di Cindy Sherman? E lei risponde: non è così. Cindy Sherman, prima di questa fotografia, era una fotografa che metteva in scena quello che gli altri gli chiedevano. A un certo punto prende coraggio e mette in scena se stessa, assumendosi la responsabilità di quello che vuole. Sto quasi recitando in modo così, no? Ed è bellissimo, cioè, nel senso che tu questa roba qui, diciamo, è una lezione di storia della fotografia, ti parla di coraggio, ti parla di verità, no? Di questa donna che decide di mettere in scena se stessa e di muovere delle forti critiche alla società contemporanea. Dopodiché, come dire, c'è un altro film che è The Meyerowitz Stories, dove ancora una volta si riparla esattamente di questa cosa qua. Bene, questo vuol dire che questa roba qui è entrata in un vivere comune a livello internazionale.
Cindy Sherman non ha mai pensato, da quando è la Cindy Sherman che conosciamo noi, di pubblicare una fotografia su un giornale. Tu chiami lo studio di Cindy Sherman per pubblicare una fotografia sul giornale, lei non te la fa pagare, perché lei non vive dei diritti editoriali che invece dovrebbero far vivere i fotografi. Te la dà. Le sue fotografie nascono come opere finite in edizione limitata, molto bassa, come fa lei. Nan Goldin non ha mai pensato di essere una fotografa, usa le immagini per raccontare delle storie. Esatto. Poi le è capitato di fare una campagna pubblicitaria per la Polaroid qualche tempo fa, forse ha scattato qualche immagine, ma per divertirsi, per Vogue. Capisci? Così come per contro, io mi ricordo di una storia meravigliosa di Aspesi, quello che fa i piumini, le giacche, lo stilista, che con due creativi mirabili, Soncini e Ginepro si chiamano, fanno fare la campagna di Aspesi a Robert Frank. Siamo nel 1987, se non sbaglio. E Robert Frank, che stava in Nuova Scozia, dice, ma io non so cosa c'è, non so come comportarmi. Dice, ma quanti soldi devo chiedere? Che diritti devo chiedere? Cioè, non lo sapeva, hai capito? Quindi è un po' questa, secondo me, la, come dire, la linea di confine, no? Ci sono degli artisti, cioè, David LaChapelle, ma che è un fotografo, ma no! Assolutamente. Okay. Robert Frank è un fotografo invece, no? E molti cioè, allora la distinzione c'è, ma ci può anche non essere, nel senso che possiamo poi, anche fregarcene, diciamo, no? Possiamo fregarcene, la storia. Ti interessano gli occhi, ti interessa quello che questi vogliono raccontare, insomma, non sai, poi l'elemento del caso è così frequente in questo mondo che, cioè, Ferdinando Scian ha costruito la sua fortuna di fotografo di moda per 7 anni, ha girato il mondo per i più importanti giornali perché aveva fatto la campagna di Dolce & Gabbana. E se tu te lo fai raccontare da lui ti fa morire dal ridere, perché lui dice, ricevo una telefonata da Gabbana e Dolce, che manco sapevo, nel senso che non erano nessuno, e dicono, stiamo cercando un fotografo siciliano e una signora alla quale cuciamo i vestiti addosso, perché questi facevano alta moda, ci sembra, dicono, che abbia fatto il suo nome. Noi siamo andati in libreria e abbiamo trovato dei suoi libri, 2 ne aveva fatti all'epoca, e quindi siamo qua, vorremmo che lei ci mettesse a disposizione il suo look per il nostro stylist, cioè. E questo dice, ma che dicendo? E comincia, fa sta campagna, diventa uno dei fotografi più celebrati della moda, la campagna è recensita da tutti i giornali del mondo, questi tornano, lo ringraziano, e gli dicono, grazie, però lei ha fatto un lavoro enorme per noi, però sa che volevamo dirle che ci eravamo sbagliati, il nome che ci aveva fatto quella signora era un altro, ma noi, non so, poi siamo andati in libreria, ci siamo distratti, ci sono piaciute le sue foto, cioè, e abbiamo cercato lei. E la tua vita prende una direzione che lui non si sarebbe mai immaginato di prendere, perché no? Allora, quello è un fotografo, un artista, è un narratore, io penso che sia un cantastorie micidiale, penso che Paolo Conte sia un genio dell'arte contemporanea, ma con la musica, perché con la musica ti racconta delle immagini meravigliose. Allora tutte queste distinzioni rischiano di essere un po' inutili. Esatto. No, è un piacere comunque, Dennis, sentirti parlare. Allora, la quarta domanda è quella con cui concludi il libro, no? È ancora fotografia? Per me sì, per me è ancora fotografia, anche certo, quando la uso. Ancora... No, ma è ancora fotografia. Io, diciamo, qua, come dire, anche correndo il rischio di contraddirmi un po', penso che la fotografia alla fine, diciamo, ce l'abbia uno statuto, no? E ti ho detto prima, Robert Frank è un fotografo, Ferdinando Scian è un fotografo, e sono anche molto altro, no? E quindi non si capisce perché c'è questa ansia da parte degli artisti di voler entrare nel mondo della fotografia. Ma che stiano dove voglio dire, ma
Ma basta entrare, uscire, ma chi se ne frega? Cioè, fate le cose che dovete fare, fatecele vedere e via di questo passo. Cioè, viviamo in una società che, io dico, porca miseria, ma noi la parola tolleranza la dobbiamo cancellare dal nostro vocabolario. Ma chi sei tu per tollerare qualcuno? Ma non esiste. Cioè, allora, non è il tema dell'inclusione, cioè siamo tutti qua, tutti, che poi non è vero, è un falso, non è vero che siamo tutti uguali, no? E c'è chi parte privilegiato, chi lo è, chi... Però, voglio dire, da un punto di vista culturale, gli artisti sono quelli che su questo tema dell'inclusione, no? Sono quelli che hanno detto le cose più belle e più profonde. Allora, lo vuoi dire con l'arte contemporanea, lo vuoi dire con la fotografia? Ho appena finito una presentazione prima di te, parlavo di Catrino P, ma quella è una fotografa o un artista? Ma che ne so, io però vedo le storie che racconta che mi portano via il cuore ed è quello che mi interessa. Dopodiché, siccome io lavoro nello specifico della fotografia, io voglio ragionare sulla fotografia e penso che la fotografia sia un meraviglioso linguaggio ambiguo, come lo definisce Ferdinando Chan, che mi interessa tantissimo, che continuo a studiare, che continuo a cercare di capire perché certi autori hanno fatto determinate esperienze, hanno fatto determinate fotografie, e quindi sì, accidenti, è ancora fotografia perché ci muoviamo attraverso uno statuto preciso e definito e che poi il giorno dopo può cambiare completamente. Questa è la magia della fotografia. Esatto, esatto. Ultima domanda, che sono due. Uno è: che problema ha la fotografia italiana, se ce l'ha? E l'altra è, lo chiedo a tutti, dopo questo periodo nero, devi esprimere un desiderio. La fotografia italiana, diciamo, ha un problema che secondo me un po' si sta risolvendo, che è quello di non aver mai potuto contare su delle istituzioni importanti, no? Come dire, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, eccetera. Cioè, non so, tu pensa solo all'enorme investimento che hanno fatto negli Stati Uniti sui new topographer, no? E quindi a un certo punto hanno detto, sai cosa c'è? La fotografia di paesaggio è quella americana, punto. E ti faccio capire come, facendo mostre, aprendo centri, comprando collezioni, bla 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 bla. A noi è sempre mancato questo. C'è stato un momento particolarmente felice dove c'erano delle commesse pubbliche, dove i fotografi lavoravano, sì, però voglio dire, lontani mille miglia dalla missione Dakar, dalla missione Transmanche, cioè dalla missione Geographique, cioè altre storie. Quindi noi oggi però Banca Intesa si è comprata Publifoto, Banca Intesa ha deciso di aprire un museo a Torino che è diventato il tempio della fotografia. Sta dimostrando a tutti gli altri competitor e al mondo intero che sulla fotografia si può investire. È aperto uno spazio nel centro, nel cuore di Torino, di 5.000 metri quadri. Allora a noi servono queste cose. Serve che le fondazioni, le istituzioni, le compagnie assicurative, le compagnie bancarie investano nel mondo della fotografia così come hanno investito nel mondo dell'arte. E oggi che il più grosso gruppo bancario abbia fatto un'operazione del genere va guardato in quella direzione. Che cosa manca e cosa è mancato alla fotografia italiana? Mancano le grandi risorse economiche dei grossi gruppi che danno fiducia a tutto questo, come è normalmente accaduto che qualsiasi realtà produttiva di livello negli altri paesi che ti ho nominato, a partire dall'Inghilterra, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, al Giappone, cioè tutti quanti hanno investito e tutti quanti hanno quella roba lì. Quindi il mio desiderio è che questo si realizzi, punto. E io sono a disposizione per realizzarlo. Per fortuna sono coinvolto in molti di questi progetti che ti ho raccontato e quindi, sì, come dire, non è soltanto un desiderio, ma è anche, come dire, un dato di fatto, ci sto lavorando. Però non è un problema culturale, perché so che molti ti avranno risposto che l'Italia nei confronti è un problema culturale. Cazzata, non è vero. In Italia la fotografia si studia. La fotografia è presente nelle scuole, nelle università, nelle accademie, nelle scuole private. L'editoria fotografica va benissimo.
Le mostre fotografiche sono visitatissime. Io sono il primo a dirtelo perché ho fatto Chan e La Chapelle contemporaneamente, strapiene, hanno guadagnato migliaia di euro. Bene, questo è importante, questo è un bel segnale. E quindi non è un problema culturale, è un problema di risorse economiche, credimi, di investimenti che devono essere fatti in modo mirato. Benissimo, allora io ti ringrazio, Dennis. Figurati. Abbiamo finito e ti seguirò, tanto vengo anche a trovarvi a uno di questi eventi. Quando vuoi. Grazie infinite. Ti abbraccio. Ciao, cara. Ciao.